Ciao a tutti. Allora, oggi andiamo a provare un pigmento che mi è arrivato. Questo, che dovrebbe essere il Chameleon, Chameleon, non so come si dice, non prendetemi in giro, ma non so come si dice. Beh, quello che fa l'effetto bello, bello, bello. E giustamente ho preso un gatto bello, bello, bello per provare. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere il colore, perché hanno messo questa cosina qua davanti. Oh, eccolo qui. Qua si vede bene, cioè è bellissimo. Però c'è cioè, cosa che devo fare in teoria? Devo spalmarlo sopra lo stampo? Boh, tipo, ma allora, tipo, io adesso prendo il mio stampo di plastica. Poi prendo questo coso qua, puccio. In teoria. Prendo un po' di cose. Oddio, ma vola tutto qui, oddio, vola tutto. Ma perché a me deve sempre volare tutto? Perché devo sempre fare disastri in ogni video? Cosa devo fare così? Dite che è giusto? Sì, ma se ogni volta che metto dentro sto coso vola, non so quanto mi durerà questo pigmento qui, eh. Cioè mi durerà due volte, cioè. Guarda, è andato tutto dappertutto e non dovete stare. Ma io devo fare semplicemente così. Guardate qua che casino, madame, perché sono così? Devono farli meno volati, guardate! Allora, questo non è un pigmento, è un volatile. Ma porca miseria. Guardate che casino che sto facendo, ma è impossibile. Poi che colore ci metto dietro? Non ne ho la più pallida idea. Scuro, chiaro. Che colore c'è qua dentro? Viola, azzurro. No, vabbè, ma che casino. Povero gatto. Mi odierà. Allora. Cioè, più sulla tovaglietta, più sullo stampo che dentro nello stampo. Cioè, ma è possibile una roba del genere? Cioè, non è possibile, ve lo dico io. Ah, se sentite che ho una voce un po' strana, perché continuo a starnutire e soffiarmi il naso. Giustamente, prima di fare i video mi viene il raffreddore. Non so quanto, neanche quanto ne devo mettere, sinceramente. Boh, io continuo. Cioè, ma, boh. Allora, facciamo che pulisco un attimo la tovaglietta. E guardate. Che bello, ma se faccio così? Ormai non è più un video sulla resa, ma un video sulle mie unghie. Oh, wow, mi piace. Ok, basta, vado a pulire. Aiuto. Allora, dato che ci sono dei riflessi tipo viola così, ho provato a mettere questo pigmento qui. Oh, che nebbia. Ollo, ok. Tipo viola perlato, quelli della Kiko che sono molto belli. Quindi adesso metto il componente B e poi lo versiamo nello stampo e poi aspettiamo. Ok, c'è questo stampo qua, è praticamente il porello tutto zozzo, però vabbè. Versiamo. Non so neanche se ho fatto bene a fare questo colore, però boh, ormai ho fatto così e vediamo cosa esce. Ok. Adesso lo faccio asciugare. Per bene, 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 bene. Poi lo tiriamo fuori perché sono molto curiosa di vedere che cosa esce da quella cosa che, quel casino che ho combinato. Ok, penso che si possa già togliere. Ok, è uscito. Allora. Beh, la cosa positiva è che lo stampo è pulito, cioè a parte il fuori, togliamolo, poi lo pulisco bene e vediamo. Ma wow! Wow, è bellissimo! Cioè, se lo metto contro luce è bellissimo! Ma anche davanti, guardate, aspettate, eccolo! No, vabbè, lo adoro! Quanto è bello! È luccichissimo! Cioè, guardate, confronto al dietro che è tutto nebbioso, normalissimo. Se lo giro. Wow, poi quei dettagli colorati, wow, peccato che c'è sta luce del cavolo anche oggi, però è davvero bellissimo, poi proverò a farlo con tutti i colori dietro per vedere quale risulta meglio, anche se ogni volta c'è, è più quello che va fuori che va dallo stampo, però vabbè, allora, devo dire che mi piace tantissimo questo pigmento, ho fatto bene a prenderlo. E niente, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa creazione, di questo nuovo pigmento, ma lascia. No, ottimo. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!